Siamo qui al Chroma Festival a Bastia con Ketama 126 dopo il suo concerto. Per prima cosa volevo chiederti com'è andata, ti sei divertito? Tutto bene, sì, va bene, sì, mi sono divertito, penso anche la gente si sia divertito, spero, anche io mi sono divertito. Fare i concerti è la parte che preferisci del tuo lavoro, oppure ci sono altre parti del tuo processo produttivo che magari preferisci di più fare? Ma diciamo che fare i concerti è sicuramente una delle parti che preferisco, se non la preferita, comunque quella che è più importante, perché da là capisco se i pezzi piacciono o meno. E una domanda un po' personale, se non ti fossi chiamato Ketama 126 ma avessi mantenuto il tuo vero nome, Piero, avresti avuto lo stesso successo secondo te? Penso che se non mi avessero dato questo nome me lo sarei inventato un altro nome. Ah, perché te l'hanno dato? Sì, non l'ho scelto io. E a te piace? Sì, mi va bene, mi piace, ma il nome sì. Chiamo non lo vorresti cambiare? No. Però se fossi rimasto con Piero probabilmente avresti avuto lo stesso successo secondo te? Dubito, ma minchia, cioè, almeno un po' di impegno per inventare un nome d'arte ci vuole, cioè. Lasci il tuo nome di battesimo. Un'ultima domanda, visto che siamo al Chroma Festival, qual è il tuo colore preferito? Se ce n'hai uno. Il giallo. Sai che anche il mio? Grande. Perché il giallo? Che è il colore del sole. Il mio perché all'asilo era il, a parte il celeste che facevo sempre il cielo col celeste, quindi era il primo che finiva sempre, il secondo che finiva era il giallo, quindi lo usavo spesso, è per questo che è il mio colore preferito. Oi, grazie mille Ketama, complimenti ancora e in bocca al lupo per tutto. Bello, bro.